Allora, molti giornalisti mi chiedono per quale motivo le api quest'anno si stanno introducendo negli ambienti domestici così, in maniera così consistente. Ed ecco la risposta, guardate, di fronte a me sta arrivando un temporale. Tutti i giorni purtroppo si scatena qui nel nord di Roma e le api in questo caso hanno sciamato e si sono trovate di fronte la scelta di potersi introdurre all'interno di un riparo di fortuna come questo comignolo, guardate, ed ecco le poverine che si sono introdotte qua dentro, ve le faccio vedere. Guardate come si sostengono quelle attaccate allo stelo principale di questa girante del camino e ci dimostrano tutta la loro sorellanza. Guardate come si tengono, sono immagini veramente significative, le vediamo attaccate dall'altra parte tutte preoccupate per le condizioni meteo, ma le stiamo per portare in salvo. Io, Giada, eccola qui, e Sara, mia nipote, ciao, per la prima volta con noi, siamo per iniziare, molto bene. Abbiamo tolto il cappello e ecco qua che cosa ci compare, praticamente che cosa ci appare. Le api hanno già tirato la cera, eccole qui, quindi già hanno costruito dei favi e quindi avevano scelto di questo posto proprio per nidificare. Ovviamente un posto un po' maldestro, così una scelta un po' maldestra, perché durante le precipitazioni non era perfettamente riparato, come sono abituate le api a nidificare all'interno delle cavità dei tronchi, nelle fessure delle rocce, insomma non è proprio il massimo, però con un tempo come quello che hanno incontrato, con una stagione come questa, per loro questo poteva fare la differenza tra la vita e la morte. Adesso vi faccio vedere quanto sono docili, io le accarezzo in questo momento perché non hanno prole, hanno appena, vedete, sono buonissime, le sto toccando, le sto prendendo con le mani, guardate, sono tranquillissime, quindi si scansano. Adesso facciamo una carezza, tranquillizziamo queste più giovani che stanno qui e stanno attaccate alla parete del comignolo, vedete, gli faccio una carezzetta, eccole, si spostano, sono quelle più preoccupate, quelle più giovani, non sanno cosa devono fare, stanno attendendo il loro ruolo, eccole qua, vedete, e questo è il favo, Questa è mia nipote Sara, è la sua prima esperienza, l'ho fatta salire sul tetto insieme a noi, si sta togliendo il guanto e lo tolgo io, così, ecco qua. E adesso Sara che cosa fa? Carezza le api delicatamente, che non c'è nessun pericolo, eccola qui, accarezza, le tocca le delicatamente, respira con il naso, non le allarmare con la nitrite carbonica, le stai carezzando? Sì. E che sensazione provi? Si stanno tenendo tutte per mano. Va bene. Che bello. Tanto questa esperienza. Grazie.